Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. È bello che il Vangelo ci rivolga queste brevi e intense parole proprio in un giorno in cui si fa una memoria mariana. Infatti, il titolo con cui viene oggi ricordata Maria è Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Se l'immagine del monte è quella di Cristo, la nostra vita spirituale è cercare di scalare questo monte per arrampicarci fin sulle braccia di Gesù. Al Signore andiamo perché fondamentalmente sperimentiamo nella vita l'affanno di vivere e l'oppressione di non sentirci liberi. E finché non troviamo il coraggio e l'umiltà di consegnare a Lui la nostra stanchezza e oppressione, allora continueremo a vivere con l'acqua alla gola e con la costante ansia di volerci salvare da soli. La fede è decidersi a non vivere più come se fossimo soli al mondo e a lasciare che Gesù entri in maniera decisiva in ogni frammento della nostra esistenza. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Il giogo è un attrezzo che tiene insieme due buoi che tirano un aratro. Se l'aratro è la nostra vita, Gesù è colui che si mette accanto a noi per portare il peso della vita insieme con noi. È ciò che accade a Simone di Cirene quando porta la croce insieme con Gesù. Tutti sono convinti che è il Cireneo ad aiutare Gesù. Ma la verità è un'altra. È Gesù ad aiutare il Cireneo perché quella croce è la croce di ogni uomo che Gesù abbraccia per amore. E lo fa con mitezza e umiltà. Il contrario di questi due atteggiamenti è la rabbia e la superbia. E troppe volte noi viviamo arrabbiati e facendoci violenza nel voler risolvere tutto da soli e sempre. La verità è che la nostra vita cambia quando noi cambiamo l'atteggiamento con cui la viviamo e possiamo cambiare atteggiamento perché sappiamo in fondo di non essere soli. Senza questa memoria tutto è vano e mortifero.